Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di Olivetti Prodest PC128S contro Commodore 128. Attenzione gente, che di Olivetti Prodest ho già parlato parecchie volte, quanto di Commodore 128, ma in questa puntatona cercheremo di fare una retrospettiva di fine anni 80 per capire come bimbi, bimbetti, adolescenti si approcciavano al mondo dell'informatica. Andiamo con ordine. Oggi tutti, genitori, nonni, figli di ogni età, sono immersi nella tecnologia, spesso non ne hanno la minima idea di come funzioni in termini di pileosi, ma gli utenti moderni sono solo pratici nell'usare le interfacce grafiche per attivare servizi e far funzionare cose, avendo però qualche volta, se non anche troppo spesso, assai poca coscienza su cosa ci sia sotto il cofano del proprio hardware. Verso la fine degli anni 80, come un bimbo, un bimbetto, un adolescente sceglieva un computer, è presto detto. Un bimbo o bimbetto nei primi anni 80, dell'epoca appunto, non sapeva ancora nulla dell'esistenza dei computer e un computer e console di gioco. Il settore era nato appena da 5 anni, diciamo appena dal 1982 con il VIC-20, e l'informatica non era così diffusa come lo è oggi ai primi, diciamo, del XXI secolo. I nonni e i genitori non si interessavano alla tecnologia, che non era ancora status symbol, e nella stragrande maggioranza dei casi nessun nonno, nonna, genitore avrebbe regalato un home computer ad un bimbo dell'epoca. Più probabile come regalo di Natale un trenino elettrico, una bicicletta, un pallone di cuoio firmato, oppure delle pistole e fucili giocato. Dopo il 1984 poteva accadere che il padre o il nonno fossero rimasti infinocchiati dalla pubblicità del Commodore VIC-20 e ebbero a comprare il VIC-20 ai loro figli. Gli amichetti dei bimbetti, avendo visto il nuovo balocco in casa di qualche loro amico, chiedevano ai genitori di comprare il computer oppure la console di gioco Atari 2006, Intellivision, Nintendo, insomma, il passaparola e l'imitazione dominavano le scelte di acquisto, senza consapevolezza su cosa fosse l'home computing, su prezzi, prodotti e tecnologia. Questo passaparola ebbe a favorire le console di gioco Intellivision ed Atari 2006, ma soprattutto il Commodore VIC-20. All'uscita del Commodore 64, anche chi non capiva nulla di home computer comprendeva che 64 era di più di 20, e quindi il Commodore 64 era meglio del VIC-20. Il passaparola e le imitazioni ebbero a favorire la soluzione Commodore 64 e dataset e televisore di cucina o televisore di sala. Una soluzione talmente comune che in genere in ogni classe in media c'erano almeno un paio di utenti con Commodore 64 e dataset. Dal 1985 l'informatica fu introdotta nelle scuole superiori, già dal primo anno, quindi finivate per entrare in contatto con il mondo dell'informatica se non avevate mai visto un computer. A questo punto poteva accadere due cose. Uno, qualcuno nella vostra classe aveva un home computer e ne sapeva molto molto più di voi su prezzi, modelli e tecnologia. Rimasti folgorati dal nuovo e magico elettrodomestico con cui giocare, scrivere a macchina, stampare ricerche e temi e relazioni, far di conto, programmarci cose, software, tenere i database delle VHS e cassette musicali e 100.000 altre cose. Ecco, avevate subito capito che quel misterioso elettrodomestico era un potente strumento utile anche per lo studio, talché decidevate di comprare lo stesso computer che aveva il vostro amico, seguendo il suo consiglio sul timing per l'acquisto e sul negozio migliore a cui rivolgersi, il passaparola e i suggerimenti di un amico più esperto e l'accesso ad una montagna di programmi copiati al solo costo di una scatola di dischetti da 5,25. Ecco, vi pareva una buona soluzione del problema del computer. Oppure, due,
A scuola, in laboratorio, eravate entrati in contatto per la prima volta con PCXT e Olivetti M24 e stampante ad aghi del tempo. Ma quelle macchine che erano misteriose, bellissime, potenti, veloci, che stavano nei laboratori di scuola, ecco, non si potevano comprare, perché un PC UBM XT oppure un Olivetti M24 costava più di 5 milioni di lire, cioè più di un'automobile nuova Fiat 131 Mirafiori CL del tempo. Un gruppetto di amici diventati appassionati di informatica per folgorazione informatica sulla via del laboratorio di informatica, cercavate di documentarvi andando in edicola per capire che computer comprare. C'era per forza da passare dall'edicola per comprare almeno una volta all'anno oppure ogni 3-6 mesi prima del sospirato acquisto del computer. Almeno due riviste di informatica, meglio se dedicate a brand diversi, Apple, Atari, Commodore, MSX, Olivetti, e poi leggendole e scambiando le riviste tra amici finivate per leggere gratis riviste altrui e poi discutere di informatica da bravi nerd per valutare su cosa comprare. L'acquisto del computer era una cosa all'epoca, una scelta importante che doveva essere ponderata e ben oculata, perché i denari erano pochi, molto pochi, perché i computer erano molto, molto costosi, dato che la lira era cronicamente svalutata ed incapace di acquistare elettronica di consumo americana. L'acquisto poteva essere fatto una sola volta e la scelta del computer avrebbe poi condizionato anche le scelte future sull'hardware, circa stampanti ed espansioni, perché all'epoca il mercato dell'informatica era segmentato e chiuso per brand, e questo mercato rimase chiuso in questo modo fino al 1995 con l'avvento di Windows 95 e la standardizzazione dell'hardware. Immaginiamo di essere nel 1986 ed immaginiamo di consultare quattro riviste dello stesso anno: Commodore Gazette febbraio 1986, Olivetti Product User settembre 1986, applicando ottobre 1986, la rivista di Atari novembre 1986. Che computer avrebbero comprato nel 1987 i piccoli lettori delle quattro riviste di informatica? Quali informazioni diffondevano le quattro riviste di informatica? Quali particolari tecnici non erano noti agli utenti ed appassionati del tempo? Facciamo questo magico viaggio nel passato. Commodore Gazette, febbraio 1986, in copertina si vede un Amiga 1000, un Commodore 128, un Commodore 64 e poi diciamo varie cose. Andiamo a sfogliare questa rivista un po' facendo finta di essere diciamo degli analfabeti di informatica che nel 1986, nel febbraio, compravano qualche rivista per cercare di annusare un po' dove stava andando il mercato. Dunque, veniamo un po'. Articoli telecomunicazioni, guida all'acquisto di un modem. Ecco, uno non sapeva nemmeno cos'era praticamente un computer, figuriamoci se ci poteva capire qualche cosa da un articolo simile. Il disk drive 1541 e i suoi limiti tecnici. Ecco, questo era un articolo importante da dare a leggere. Come vengono protetti i dischetti? Come mai 1541 è così lento? Non è possibile apportare delle modifiche tecniche? Perché non comprare un disk drive compatibile? Questi ed altri interrogativi troveranno risposta in questo articolo. Ecco, questo era sicuramente un articolo che per i piccoli utenti del febbraio 1986 era molto interessante da leggere. Poi c'è un articolo sul Commodore 128, poi un'anticipazione su diciamo il nuovo computer Amiga in confronto ai IBM PCAT e Macintosh, ma queste erano macchine sostanzialmente già fuori portata, fuori portafoglio. Di nuovo informazioni sul disk drive 1541, il reset, spazio Amiga, fare musica con il Commodore 128, se uno diciamo aveva intenzione di fare musica o comunque gli piaceva la musica, era un articolo che gli poteva interessare. La grafica con il Commodore 128
convertitore grafico per Commodore 64, cultura e informatica. Ecco, noi andremo direttamente a botta a pagina 22 per vedere un po' e annusare. Eccoci qui, disk drive 1541 e i suoi limiti tecnici. Interessante. Il Commodore 1541 è uno dei disk drive più lenti costruiti sul pianeta Terra. È anche soggetto a frequenti disallineamenti della testina e surriscaldamento, e la documentazione che lo accompagna è incompleta. Ciò nonostante rimane un apparecchio unico ed insostituibile. Ecco, chi annunciava di comprarsi un computer leggeva questi quattro rivi e diceva: forse è meglio che io il disk drive della Commodore ce ne stia lontano. Io il disk drive non lo compro, comprerò eventualmente un dataset, oppure non compro un Commodore 64, perché se io ho bisogno di un dischetto, a scuola ci sono i dischetti e non le cassette. Il Commodore, il Disk Drive 1541, ha questi problemi. Ecco, forse è meglio che io i miei soldi me li tenga in tasca e non li vada a buttare nel mondo Commodore. Ecco, già da questa rivista si capisce che sostanzialmente andare a comprare un Disk Drive 1541 non era sicuramente una buona cosa. Pagina 37, c'è uno speciale sul Commodore 128. Ecco, uno se lo leggeva l'articolo e vedeva che il Commodore 128 era un bel computer. C'era 128K era all'epoca molto di più di quanto ce n'aveva il Commodore 64. Esteticamente era un bel computer, c'aveva il tasterino, c'aveva, diciamo, il microprocessore, poi c'aveva il film e la possibilità di far girare tutto il software per il Commodore 64, quindi piena compatibilità. Poi c'aveva il BASIC che poteva andare, questa era la scheda madre che si vedeva, indubbiamente suonava come un bel computer, non era nemmeno brutto. Poi con un monitor a colori faceva la sua bella figura. Poi però qui cominciano a dire: è possibile utilizzare il 1541 con il nuovo Commodore 128? Ecco, e qui si diceva sì, si incominciava, però qui si incominciavano ad esserci i soliti problemi con il disk drive della Commodore, per cui uno diceva: ma a me il Commodore 128 mi piacerebbe anche, però voglio dire, i disk drive della Commodore sono quello che sono, il 1541 è difettoso. Ma quell'arte della Commodore saranno difettosi oppure no? Ma sai com'è che io quasi quasi non mi fido. Se dovessi, è vero che mi fa girare anche il CPM, però il CPM a scuola, ecco, il CPM a scuola girava? Sì, se uno faceva liti il CPM ce lo trovava, ma se faceva, diciamo, il sul tecnico commerciale il CPM non ce lo trovava, perché ci trovava MS-DOS. Dello Zilog Z80 c'era solo una versione 128D. E quindi praticamente uno aveva un Commodore 128 che poteva accedere ai giochi del Commodore 128, ai programmi di produttività del Commodore 128. Il Pascal per il Commodore 128 non c'era, perché era lo stesso quello che c'era praticamente per il Commodore 64, quindi non è che desse grandi aperture. Il disk drive era difettoso. C'era la possibilità però di metterci un dataset e di adoperarlo come un comodorone e di, diciamo, di cassette, anche se era una periferica ormai vetusta. Di utenti in Commodore, del Commodore 64 se ne trovavano tante, quindi la soluzione Commodore 128 e dataset era sicuramente, si proponeva una soluzione discretamente economica, per quanto il Commodore 128 un po' costasse. Però c'era il fatto che uno praticamente, se puntava sulle cassette, era una periferica che ormai andava praticamente a sì, costare di meno la macchina, ma tutti, un po' tutti, anche a scuola c'avevano il dischetto, e quindi uno si chiedeva: ma come mai io ci devo avere il dischetto? Ma se mi compro il computer nuovo sarà meglio che ci metta anche il dischetto. Però questi della Commodore si rompono, non sono compatibili con quelli con l'MS-DOS. Ma non lo so, andiamo a vedere se ci sono qualche altre cose in altre Ecco, riviste. Olivetti Prodest User, questo è praticamente del 1986. Ecco,
uno guardava una rivista, sì, la comprava e diceva: oh, questo c'ha il registratore già in bundle, non è male, però c'è un registratore un po' datato, non è nemmeno compatibile con il Commodore 64. Questo è un bel computer, diciamo, c'ha la tastiera, il tasterino, il disk drive da 3,5 e quelli sono i dischetti per i nuovi, un bel monitor. Andiamo a vedere la recensione. PC 128S, il personal totale. Nuovo computer della Olivetti. Olivetti è una ditta italiana, conosciuta, fa aziende, fa computer per l'ufficio. Forse se li fa computer per l'ufficio li farà buoni anche per la casa, vediamo un po'. Si prepara come il personal per tutti, capace di soddisfare le esigenze di una vastissima gamma di utenti. Bene, senti come suona bene. Scopriamo insieme le possibilità e i segreti. Uno si leggeva praticamente l'articolo a chiappa Gonzi. Qui c'era la tastiera, qui c'è l'interno, la fotografia, le fa bella fotografia del computer, i dischetti, bella unità dischetto, c'aveva già il disk drive, senza attaccarci nulla, montarci nulla, ci attaccava, c'aveva già tutto, grafica, suono, accessori, c'aveva 128k, poi cosa c'aveva? 64k di ROM, va bene. Il dischetto ad alta densità da 3,5, espandibilità interna di memoria. 3 zoccoli da 16k di ROM, la ROM è espandibile, 1 zoccolo da 16x32 per la ROM, la memoria totale utilizzabile di 256k a pagine di 16kb l'uno. Forse sarà anche un po' espandibile, grandissima inculata, ma un gonzo che leggeva un articolo così diceva: ma sarà così, sarà anche espandibile. Andiamo a vedere le conclusioni. La storia del personal computer insegna quanto sia stato difficile in passato realizzare macchine realmente adatte per tutti gli usi, dato che inevitabilmente in un campo di utilizzo finiva per prevalere sugli altri. Il PC 128S nasce come l'obiettivo di essere contemporaneamente potente ma non ingombrante da usare, ma con prestazioni di livello professionale risparmiato. Una macchina professionale, veloce, bella, non costa nemmeno poi tanto, sì, costa 1.000.000 qualche cosa, però andiamo a vedere. Poi l'utente cosa faceva? Sfogliava la rivista. Introduzione al Basic 128S, poi c'era altre cose, andava a vedere. Poi ci si mette il joystick, una stampante, la stampante può far comodo per stampare, anche il joystick. Qui il sistema operativo, qui parlavano del sistema operativo, uso del mouse, qui parlavano diciamo di quell'altro computer che però non conosceva nessuno e che non era compatibile con Commodore 64, quindi gli utenti lo skippavano. 6809, ma per uno che aveva un pre computer, figuriamoci se gli interessava un articolo sui microprocessori. Ecco, e poi l'articolo praticamente, la rivista finisce qui di 27 pagine. Questa sarebbe una bella cosa da acquistare, un PC 128S. Poi chiedeva un po' in giro e nessuno conosceva questa macchina e non era compatibile né con Apple II né con MSX né con Commodore. Quindi uno diceva: ma qui quasi quasi un pensierino ce lo faccio, se è dell'Olivetti, capace, forse probabilmente è anche compatibile con i computer che ci sono a scuola, che ci sono gli Olivetti. Vediamo un po', però qui ci sono dischetti da 3,5, mentre a scuola ci sono dischetti da 5 e un quarto. Ma è un problema, forse anche se fossero compatibili il dischetto non è lo stesso. Ma andiamo a vedere cosa offre il mercato, però comunque eventualmente questo è un bel computer da tenere presente. Andiamo a vedere, passa un po' di tempo e uno compra un'altra rivista. Applicando, eccoci qua, questo è il del numero 30, ottobre 1986. Cosa ci si trovava? Ecco, ci trovava un Macintosh, uno guardava, diceva: guarda bellino questo computer, magari andava in negozio Apple, diceva: senta, ma questo computer per PC quanto costa? E ti dicevano 5,5 milioni più IVA. Uno gli girava la testa, si sentiva male e gli diceva: no, guarda, mi babbo ancora la macchina non me la può comprare perché io ho 18 anni e la patente ancora non ce l'ho e non l'ho presa. Ecco. E con questo abbiamo detto tutto. Poi andava a vedere ortografia, il correttore in Pascal, giochi attenti al pinguino, tanto il Basic, Utility, Apple 2GS, il neonato più bello del mondo. Lo guardava e diceva: boh, questo è un bel computer. Guarda lì, c'ha la stampante, il monitor a colori,
il dischetto, questo qui non so cos'è, boh, forse chissà cosa sarà, forse sarà una stampante, non so cos'è sto coso. Questo qui è un mouse, come questo qui, boh, andiamo a vedere un po' cosa c'è su questa rivista. E andiamo a vedere un po' cosa c'era. Qui Apple 2GS, grafica e suono, significa la GS, grafica e suono, significato la sigla dopo il 2. C'è da sbalordire guardando e ascoltando le prodezze del nuovo Apple. Amichevole come Macintosh è potentissimo, oltre che versatile e ricco di sorprese. C'era spazio telefono, Mac Print e monitor per Mac, qui uno lasciava tutto stare perché tanto era tutta roba a prezzi super stratosferici e roba che non ci si poteva mettere in mano, e quindi l'unica cosa interessante è che c'era, ecco, l'innato più bello del mondo, altamente professionale, aia, se è professionale costerà un botto, versatile e creativo, il rampollo della serie 2 è amichevole come il Macintosh ed è potentissimo. Uno si leggeva tutto l'articolo, eccolo qui, e praticamente era un microprocessore altamente innovativo, c'aveva un pannello di controllo con la compatibilità con quelle, con i computer quelli più vecchi, questa è la scheda tecnica, microprocessore a 16 bit, poi c'era 256k che però era espandibile fino a 8 mega, boh, accidempoli, 8 mega una macchina così, questo mi dura 10 anni, 15 anni, 20 anni con 8 mega, 8 mega è un valore stratosferico, ma chissà cosa, se mai ce la metterò, già 256k sono tanti, sono il doppio di quello che c'ha il RAM, che c'ha praticamente il Commodore 128 e l'Olivetti PC128S, come memoria questo ce n'aveva il doppio. Poi andiamo a vedere, ecco, praticamente si legge tutte le informazioni, poi si andava a vedere il prezzo e ci si sentiva male perché costava praticamente una marea. Indubbiamente uno diceva no, io ho qui un 1.600.000 per questa macchina lì, che poi c'era a comprarci eventualmente la stampante, mi ci vuole oltre 3 milioni, non è possibile. Questo qui, diciamo, sì, forse lo metta nelle scuole, ma qui nelle scuole questo qui non si è mai visto. A scuola c'avevano l'Olivetti PCXT e l'Olivetti M24. Boh, qui uno che leggeva diceva che, quindi praticamente cosa diceva? Diceva sì, indubbiamente l'Apple è bello, però costa un botto, io non so, non ce l'ho tutti questi soldi, mi piace ma non me lo posso comprare, quindi non, diciamo, tra questo qui e il Commodore 128 e l'Olivetti Prodes PC128S, per ora il più abbordabile con miglior rapporto qualità-prezzo appare l'Olivetti PC128S. Andiamo a comprare un'altra rivista per essere sicuri della scelta. Eccoci qui, la rivista di Atari. Uno trovava Atari 520 STM, il personal computer per tutti. C'aveva il computer, la tastiera, il tasterino, il mouse e il disk driver a 3,5, proprio come quello dell'Olivetti PC128S. Boh, un bel computer, chissà quanto costa. Andiamo a vedere un po', a vedere cosa c'era qui sulla rivista Atari Hardware ST, e poi c'era i vari software, qualche cosa, uno, diciamo, Atari test tradizionale che poi andava a leggere, e quello che faremo, andremo di botta alla pagina dell'Atari Atari 520 STM, potente, compatto come un'auto da corsa. Uno guarda, dice boh, è un bel computer, c'è il disk drive, ma poi c'è un altro disk drive qui, ce n'ha due, si può attaccare al televisore di casa, il televisore di casa lo posso prendere io, magari babbo compra il televisore più grande, qui c'è il mouse, qui c'è tutta la scheda madre con tutti i chip. Uno lo leggeva e leggeva boh, c'è 512k, tanta roba, guarda lì, il doppio di quello che c'è dell'Apple 2GS, tre volte, quattro volte quello del Commodore 128, guarda bello, qui con tutti gli spinotti, c'è la GG per metterci lì, qui ci posso mettere il mouse e il joystick, ci posso mettere anche un drive-in esterno, se no ce l'ha già qui, solamente un doppio disco, se no il doppio disco non lo compro, lo compro dopo, l'anno dopo, e qui ci compro il monitor. E poi ci posso comprare la stampante, guarda che bella stampantina qui, stampante in letter quality, uno se lo leggeva tutto e diceva, si convinceva che praticamente
l'Atari ST era un bel computer. Poi andava praticamente in fondo a vedere i prezzi e scopriva splendide notizie, perché qui ho allargato in modo da poter far vedere meglio un Atari ST con 512K. Una ROM da 192 byte costava 690.000 lire più IVA, quindi praticamente la metà di un Olivetti PC128S. Questo c'aveva già il drive, c'aveva già praticamente tastiera 512K disk drive e mouse. Serviva evidentemente praticamente un monitor, che i monitor costavano, quello che costava di meno costava 295.000 lire, quindi con praticamente 300.000 lire più o meno, più a 6,90, quindi con un po' meno di 1 milione, a cui aggiungerci praticamente circa 180.000 lire di IVA, 1.100.000, massimo 1.200.000, si portava a casa una macchina con 512K, un 68.192K. C'è da dire però una cosa, che gli Atari ST sì, erano splendide macchine, però praticamente non è che fossero estremamente conosciute, nel senso che sì, avevano riviste, avevano software, avevano praticamente tutto quello che vi pare, però diciamo non ce n'era tanti gli utenti che avevano Atari ST. Non erano compatibili con quello che si trovava a scuola, non lo erano nemmeno l'Olivetti PC128S, a dire il vero, perché con i dischetti da 3,5 in sostanza non era possibile accedere a quello che si faceva a scuola. Però se si fosse scelta questa macchina qui, che indubbiamente era molto al di sopra e molto più economica dell'Olivetti PC128S, ci si sarebbe ritrovati in futuro, trovato anche un relativo Pascal, che su queste macchine poi era possibile rintracciare e reperire sostanzialmente il Pascal, Word Processor, Spreadsheet e altri linguaggi. Ovviamente il limite è che non erano espandibili, questa era una macchina che aveva 512K, questo c'aveva e altro non ci potevi mettere. Però indubbiamente, ecco, quale macchina avrebbe scelto? Probabilmente, avrebbe preso questa, perché il Commodore 128 costava di più, c'era 128K e il disk drive si spaccava. Prenderci una cassetta dava accesso praticamente a tutto il software del Commodore 64, ma la cassetta era lenta. Gli Apple IIgs costavano troppo e quindi erano fuori fascia. Restava la lotta tra l'Atari ST520 STM e l'Olivetti PC128S. Tra le due macchine, indubbiamente, uno avrebbe scelto questo, perché oltre ad essere un microprocessore più potente con 4 volte la memoria, indubbiamente era una macchina molto più potente, a differenza dell'Olivetti PC128S, che era molto molto troppo costoso per essere un computer 8 bit con 128 KB. Peraltro le informazioni che abbiamo visto, falloidi sulla rivista, spacciavano che fosse espandibile a 256 K, invece non era espandibile ma era bloccato a 128 K. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.